Un momento incredibile, connessione con la naturalezza. Però molto bene, mi piace. Cosa ne pensi della Sicilia, di quest'isola? Incredibile, e le persone. Molto bene. What do you think about Sicily? I think it's an amazing country and I like the weather. I lavori continuano con l'entusiasmo, la gioia e l'allegria, la voglia di fare e l'amore di questa terra. Viva la Sicilia! Tu da dove vieni? Portogallo. Tavira, è nel sud del Portogallo. Avevi mai svolto questa attività? Sì, sì, la prima volta. Sì, la patata sì, prima volta. Però molto bene, mi piace. Ed il prezioso frutto della terra tra le tue mani, ma ci parli di questa giornata, cosa ne pensi di un momento del genere? E allora, è stata una giornata molto bella e abbiamo piantato le patate e abbiamo preparato tutto il terreno e stiamo lavorando con i ragazzi dell'Istituto Agricola. Cosa ne pensi di quest'isola, della Sicilia? È la prima volta che sono venuta, ma mi è piaciuto tantissimo, e soprattutto il cibo e l'accoglienza di tutte le persone che sono qui con noi, Caritas e tutti gli altri. Grazie, buon proseguimento, grazie. Ecco qui però al lavoro i ragazzi, gli studenti dell'Istituto Tecnico Agrario di Caronia insieme ai volontari del Corpo Europeo di Solidarietà che sono qui oggi presenti nell'orto sociale della Caritas Diocesana di Patti all'Istituto Zito di Santa Casa di Militello. Stanno coltivando, praticamente stanno piantando delle patate in questo orto sociale che è sorto da un anno a questa parte. Amici di Bella Sicilia, un video davvero speciale quello che stiamo vivendo oggi, con questi ragazzi, con il loro entusiasmo, dedicati alla natura, alla terra, alla coltivazione delle eccellenze del nostro territorio. È una giornata meravigliosa e nasce appunto per recuperare questa giornata un terreno in stato di abbandono. Abbiamo quindi questo terreno in stato di abbandono e volevamo appunto recuperarlo per renderlo fruibile alla comunità di Santa Casa di Militello e non potevamo far altro che coinvolgere l'Istituto Tecnico Agrario di Caronia e con l'occasione anche i ragazzi del Corpo Europeo di Solidarietà che ci stanno aiutando per questi 16 giorni nelle nostre attività della Caritas Diocesana. Da dove vengono questi ragazzi? Vengono da diversi paesi dell'Unione Europea, in particolare vengono da Spagna, Portogallo, Francia, Repubblica Ceca, Germania, Ucraina e anche qualcuno dall'Italia, da altre regioni italiane. Qual è il loro stato d'animo? Cosa ne pensano di queste giornate? Sono molto molto entusiasti di contribuire per il bene della nostra comunità e in particolare anche in questa attività come in altre attività che organizza la Caritas Diocesana di Patti. Un momento incredibile, connessione con la naturalezza. Actually, I really enjoy because the weather is super nice. For me, it's summer because in Czech Republic we have snow. So yeah, I really enjoy the activities because I love to plant potatoes. Ok, lui è molto contento di stare qua, specialmente per il clima, perché viene dalla Repubblica Ceca e per ora lì c'è neve, invece qua abbiamo un bel clima. Ed è anche felice di piantare patate proprio perché viene dalla Repubblica Ceca. Diciamo, è un cibo molto usato nella loro cucina. So I also like to work with nature, it's a great activity and
Yeah, also in Germany it's already really cold, so I enjoy to be in the sun. Ok, anche lei si sta godendo questi giorni ed è felice pure come Stefan di essere qua per questo clima, perché lei viene dalla Germania e diciamo il tempo in questo a dicembre in Germania è un po' più nuvoloso. Ok. Grazie. Prego. Allora, il momento è a dir poco emozionante per quanto mi riguarda, intanto perché oggi diamo avvio a questo progetto che abbiamo condiviso con la Caritas appunto di Santa Caterina di Mitello. Il nostro progetto si chiama Orto Sociale ed è fatto in associazione con l'Istituto Tecnico Agrario di Caronia, che fa capo all'Istituto di Istruzione Superiore Alessandro Manzoni. Io sono Marilina Treglia, insegnante di Estima ed Economia, ma sono un agronomo e io insieme ai miei colleghi siamo qui per offrire la nostra consulenza. Consulenza su cosa? Sul rinnovo delle piante arboree da frutto presenti. Questo uliveto dovrà essere rinnovato per diventare più produttivo e adesso stiamo migliorando il terreno. La prima coltivazione di oggi è quella delle patate. Ci sono i ragazzi, ci sono i nostri ragazzi dell'Istituto Tecnico Agrario, sono venuti qui perché loro cosa fanno? Apprendimento in classe e poi mettono praticamente, applicano le nozioni acquisite. La scelta delle patate non è casuale, uno perché siamo a dicembre, non avremmo potuto scegliere altro, e secondariamente perché volevamo migliorare e rinnovare il terreno, quindi la scelta di questa coltivazione serve proprio al rinnovo del terreno. Verranno raccolte intorno a marzo, aprile, maggio, chiaramente dipenderà dalle condizioni climatiche, e a quel punto continueremo con le colture ortive. Perché l'obiettivo qual è? Offrire consulenza, la Caritas insieme al nostro istituto provvederà alla coltivazione, raccolta del prodotto e vendita. La vendita del mercatino sociale, in modo tale da aiutare anche le persone che hanno maggiori difficoltà. In un momento come questo mi sembra che il service learning, che è quello che noi stiamo attuando in questo progetto, è quanto di più bello ci possa essere. Approfitto per dire che il nostro istituto tecnico agrario è un istituto assolutamente all'avanguardia, dotato di mezzi meccanici tra i più moderni, inaugureremo a breve una serra e quindi invitiamo tutti quanti a venirci a trovare, perché è qualcosa veramente di nuovo e di bello. A proposito del nostro istituto tecnico agrario, mi fa piacere appunto far sapere che il nostro istituto è diverso rispetto agli altri, perché intanto è immerso in una superficie che è la nostra azienda, che si estende per circa 7 ettari. Quindi è vero, è un vero e proprio campus dove i ragazzi apprendono in classe e poi immediatamente hanno la possibilità di esercitarsi in campo. E quello che è accaduto oggi e che ha avuto inizio oggi lo dimostra. L'auspicio per il futuro è che questo sia uno dei molti altri progetti che possano partire, soprattutto per il bene della nostra comunità, e che sia questo terreno che molti altri possano servire, diciamo, al territorio, alla comunità, ecco. Grazie. Grazie. Ed un saluto a tutti. Ciao. Ciao. Al prossimo video sulla pagina Facebook di Bella Sicilia. Un caro saluto e al prossimo video. Grazie, arrivederci. Un saluto agli amici di Bella Sicilia.